Oggi siamo a Montecatini, parliamo di enogastronomia, le parliamo con Moreno degli Esposti. Moreno, buongiorno. Buongiorno. Ecco, perché di enogastronomia parliamo di Cibus in realtà. Esatto, sì. Senta, questa idea Cibus, questo locale con un menù importante, quindi già la piazza di Montecatini è una piazza comunque importante, meta anche di turisti, quindi turisti che possono apprestare prodotti toscani, le pizze, primi, secondi e quant'altro. Voi avete tutto? Abbiamo tutto, sì. Diciamo, siamo nati 25 anni fa, nel tempo abbiamo trasformato questo locale perché siamo partiti con una piccola ristorazione quando appunto a quei tempi i locali, il bar, perché noi siamo nati con, diciamo, il bar è nato ai tempi della guerra, diciamo, io l'ho rilevato nel 90 e dopo subito il primo, il secondo anno abbiamo ampliato la parte gastronomia, la parte, c'era l'esigenza da parte della clientela di non mangiare più il solito panino, abbiamo iniziato con gli hamburger, gli hot dog, qualche insalata, qualche pizza, poi nel tempo è diventata, la cucina si è allargata, il menù si è ampliato con tutto, dagli antipasti ai primi, secondi, le pizze, abbiamo ampliato la gamma delle insalate, sono rimasti anche gli hamburger attualmente sono prodotti solo con carni fresche italiane, per cui non prodotti, diciamo, da fast food, ecco. E niente, questo, diciamo, è stata l'evoluzione di tutti questi anni che ci ha portato a questo punto, ecco, a questo livello. Ecco, e fra i vostri piatti una parte importante è la parte mare. Sì. Molti primi di pesce, anche secondi. Sì, abbiamo una buona parte di primi piatti, antipasti e secondi di pesce. Una parte di questi prodotti sono freschi, una parte chiaramente, come logicamente in tutti i posti, no, perché cosa, però la ricerca è sempre di una qualità alta, cercando di mantenere chiaramente anche un rapporto qualità-prezzo molto giusto, perché noi siamo un locale non impegnativo, ecco, in questo senso qui, per cui facciamo una fascia giusta di prezzo. Una fascia giusta di prezzo. Da noi viene anche lavoriamo moltissimo con gli stranieri, con i turisti, e loro raramente cercano locali dove si mangia dall'antipasto al dolce, per cui magari ci sono persone che vengono qui da noi e mangiano solo un piatto, però va bene così, ecco, siamo impostati anche per questo, lo abbiamo sempre fatto, siamo aperti ininterrottamente durante tutto il giorno con la cucina dal mezzogiorno fino all'una di notte, a qualsiasi ora. Il menù che è in vigore dal mezzogiorno lo trova alle 5 del pomeriggio e all'una di notte, con tutti i piatti che sono presenti appunto sul menù. Ecco, oltre all'impegno del locale, lei ha un fortissimo impegno anche associativo. Sì. Ecco, questa piazza di Montecatini alla ricerca di una sua nuova dimensione, ma verso cosa può puntare? Allora, io sto mettendo un impegno proprio per cercare di portare, specialmente in certi periodi dell'anno carenti, diciamo, di turismo, che è la vocazione chiaramente di Montecatini, nel cercare di portare delle manifestazioni che possano aiutare i ristoranti, i bar ad avere, diciamo, un ritorno di clientela anche della zona o anche da fuori, e questo è un, diciamo, chiaramente può essere fatto solo tramite un impegno associativo, perché non è che è impensabile che un singolo
ristoratore o commerciante di qualsiasi genere possa pensare di farlo da solo. È stato fatto ultimamente una riunione della FIPE in cui ho esposto, diciamo, questo progetto che speriamo di poterlo sviluppare nei mesi prossimi in collaborazione anche con l'amministrazione comunale per una maggiore integrazione nel Food and Book, che è una manifestazione che si svolge nel periodo di ottobre, che riguarda, mette insieme cultura e enogastronomia. Vediamo quello che possiamo fare. Vorremmo se possibile portare un qualcosa di simile a Montecatini di quello che è stato fatto a Pistoia e che verrà riproposto nel prossimo mese alla ex Breda di Toscana in Bocca, sperando di riuscirci. Ecco, chiaramente abbiamo bisogno di un supporto sia delle associazioni che dell'amministrazione, però diciamo l'impegno nostro per poterlo fare c'è. Ecco, parlando di ristorazione non si può non parlare di internet. Da una parte queste recensioni negative, positive, la croce o la delizia, a seconda di come colpiscono o premiano il nostro locale, e anche però internet come strumento di promozione. Lei come vive questo momento web? Allora, è chiaro che oggi non si può pensare di farne a meno, perché tutto quello che è la forma pubblicitaria delle attività viaggia su internet, sul web. È chiaro che, come tutte le cose, c'è sempre il rovescio della medaglia. Fra l'altro, appunto, nella riunione che abbiamo avuto a Pistoia nel mese scorso e anche nella riunione che abbiamo fatto qui a Montecatini l'altra settimana, c'è il programma di un incontro con TripAdvisor per vedere se com'è possibile gestire meglio queste recensioni, che in certi casi, diciamo, fanno il bene di un'attività, in certi casi possano stroncarla l'attività. E il problema è che non sempre le recensioni sono vere, purtroppo, o sono fatte, diciamo, dietro compenso, o sono fatte sia nel bene che nel male. Certo. Per cui ci sono un po', diciamo, di cose. Però il mondo, purtroppo o per fortuna, va avanti in quella direzione e non è pensabile farne a meno. Diciamo, bisognerebbe riuscire a sfruttarlo nel migliore dei modi. Ecco, questo sì. Bene, adesso una domanda facile facile. Io rimango a cena qui. Che piatto mi suggerisce? Allora, se dipende sempre da che, se vuole rimanere nella parte, diciamo, mare o nella parte... A me piace la cucina toscana, se no non venivo a Montecatini. Perfetto. Allora, nella cucina toscana abbiamo dei piatti tipici toscani, quale la pappa al pomodoro, le zuppe di faro e poi le carni, le tagliate, piuttosto che i salumi di cinta. E cosa? Un piatto che non è toscano, perché però è un piatto che io ne vado fiero, è il risotto al Castelmagno, che è un prodotto, è un piatto che sinceramente l'abbiamo inserito nell'ultimo anno ed ha avuto veramente un grandissimo successo. Benissimo, allora vada per il risotto al Castelmagno, io aspetto il piatto, la ringrazio Moreno, a presto. Grazie.